Un saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi facciamo conoscenza con il Sony Ericsson Xperia Rei, uno degli ultimi telefoni che porterà in dote il marchio Sony Ericsson. Come è noto, di recente Sony ha rilevato l'intero pacchetto della joint venture Sony Ericsson. Quindi verosimilmente i prossimi telefoni, mi riferisco all'Xperia S, dovrebbero uscire sul mercato con l'esclusivo marchio Sony. Vediamo un attimo questo Rei, un telefono che trovo di una bellezza davvero non comune. Ha questa superficie frontale completamente levigata, molto, molto plastica nelle forme, un corpo telefono molto, molto sottile. Di fatto tutto ciò dipende da un display che non è enorme, è un 3,3 pollici con risoluzione full wide VGA, quindi 854x480 pixel, che porta la risoluzione in punti per pollice quasi a 300, quindi è veramente molto alta. Il telefono è circa 11 cm di altezza, poco più di 5 di larghezza, solo 9,4 in millimetri dello spessore. È veramente un telefono piccolissimo da maneggiare, comodissimo da maneggiare, molto facile da mettere in tasca, quasi non si sente. Siamo intorno ai 100 grammi di peso. Parte frontale appunto con questo display da 3,3 pollici, parte superiore con padiglione auricolare, foto-videocamera frontale, sotto il vetro sensori di luminosità e di prossimità. Nella parte bassa abbiamo soltanto tre tasti: tasto di ritorno, il tasto del menu contestuale di Android e il tasto Home. Nella parte destra abbiamo il bilanciere che ci permette di regolare il volume. Purtroppo questo Rei è uno dei pochi Sony Ericsson a non avere il tasto di scatto della fotocamera, un vero peccato. Nella parte bassa abbiamo il microfono, una piccola fessura per aiutarci ad aprire il cover posteriore. Nella parte di sinistra abbiamo la presa micro USB per collegare il telefono ad altre periferiche e per la ricarica. Parte superiore con tasto di accensione e blocco e una presa jack da 3,5 mm per le cuffie. Parte posteriore con questo cover gommato che può anche essere di altri colori, abbiamo un altoparlante, un secondo microfono per la soppressione dei rumori di fondo, un flash LED che assiste la fotocamera. La fotocamera è una fotocamera da 8 megapixel con sensore Exmor di Sony, che consente anche di girare video in qualità HD, quindi 1280x720 punti. Devo dire che ho trovato la fotocamera un po' migliorata rispetto ai primi ARC, per capirci, che secondo me avevano un livello di compressione un po' troppo alto delle immagini. Il JPEG secondo me era un pochino troppo compresso, c'era una formazione di artefatti un pochino eccessiva quando si ingrandiva il dettaglio della foto. Mi sembra che la situazione sia decisamente migliorata con gli ultimi aggiornamenti. Altro elemento caratteristico di questo telefono è il fatto di avere il motore Bravia Engine, quindi il display può beneficiare di questa sorta di overboost dei colori. Il fatto di attivare questa funzione ci permetterà di avere una maggiore enfasi del colore sul nostro display. Questo di fatto è un normale display TFT che però secondo me non sfigura in nessuna maniera di fianco a display AMOLED o Super AMOLED. Il telefono si muove, è mosso da una piattaforma abbastanza classica, più o meno la stessa dell'Xperia Arc, quindi processore da 1 GHz con scheda grafica Adreno 205, 512 MB di RAM e memoria fisica da 1 GB che però lascia a disposizione dell'utente circa 300 MB. Per l'archiviazione dati e per l'installazione dei programmi. Questo secondo me è uno dei più grossi problemi di questa generazione di telefoni della Sony Ericsson, perché è molto, molto facile arrivare a riempire la memoria del telefono. La memoria fisica naturalmente può anche essere espansa con una scheda micro SD. Vediamo un attimo qualche caratteristica. L'interfaccia del telefono è un'interfaccia
oramai abbastanza conosciuta per quanto riguarda Sony Ericsson, si caratterizza rispetto ad altre interfacce per la presenza del sistema MediaScape e TimeScape, che sono sostanzialmente degli aggregatori, uno di social network o di messaggistica, di tutto ciò che riguarda il nostro modo di comunicare con il resto del mondo, e questo invece MediaScape che ci permette di attingere a tutti i contenuti multimediali del nostro telefono. Rispetto alle prime versioni, mi riferisco in particolare al primo X10, è stato un pochino ridotto il peso che questi sistemi hanno nell'interfaccia, che risulta quindi un pochino più fluida e più rapida nel muoversi. Tutto il resto è abbastanza convenzionale, abbiamo collegamenti e widget che possiamo spostare a nostro piacimento, collocare nella pagina a nostro piacimento. Anche i tasti base, quello centrale ci permetterà di aprire la cartella delle applicazioni. I quattro laterali possono essere personalizzati come vogliamo, possono anche diventare delle cartelle, quindi contenere più applicazioni in una singola cartella. Di default troveremo nel tasto sinistro la cartella media, che comprende la galleria musicale e anche la radio FM. Potremmo senza nessun problema rimuovere uno di questi elementi e non lo troveremo più nella nostra cartella. Parte applicazioni che non presenta niente di nuovissimo rispetto ai normali terminali Android. Vediamo una grafica abbastanza tipica dei telefoni Sony Ericsson, grafica che personalmente gradisco moltissimo. Abbiamo preinstallato il client di Facebook e naturalmente tutto il pacchetto di programmi che Google precarica sul suo sistema operativo, partendo dalla casella Gmail, il navigatore col GPS, eccetera eccetera. Il telefono secondo me funziona piuttosto bene, la base hardware è ancora secondo me piuttosto attuale, se non si va a cercare dei picchi prestazionali di un certo tipo, quindi quando utilizziamo applicazioni grafiche, giochi, direi che è ancora abbondantemente attuale. Il browser è il classico browser di Android, il browser stock, che purtroppo non può ancora essere impostato in modalità permanente in versione desktop. Comunque ci risulta che anche questo Ray dovrebbe beneficiare dell'aggiornamento a 4.0, quindi dovrebbe utilizzare anche il nuovo browser. Come mi è capitato di dire di recente nella prova del Galaxy Nexus, mi pare l'elemento che più è migliorato nella nuova versione del sistema operativo. Naturalmente il browser in questo caso supporta la versione di Flash 11 in versione full, quindi potremo vedere tutti i contenuti Flash nella nostra pagina. Mi ripeto come faccio altre volte, direi che questo browser è veramente veramente straordinario. Naturalmente il Ray paga pegno alle proprie dimensioni e la navigazione non ha nessun problema di velocità e di rendering della pagina. Naturalmente il display risulterà un pochino piccolo, sarà bene appunto agire col pinch to zoom, fare scroll continui da destra a sinistra. Chiaramente questo è colpa e merito della dimensione complessiva di questo telefono. Vediamo un attimino anche la parte telefonica. Premiamo qui su telefono. La parte telefonica è anche questa personalizzata da Sony Ericsson nella grafica. Purtroppo permane l'impossibilità di utilizzare la ricerca intelligente sui telefoni Sony Ericsson, una scelta che non condivido assolutamente. Certamente la cosa potrà essere ovviata aprendo la cartella dei contatti, lì avremo la ricerca intelligente, ma c'è da fare un passaggio in più che secondo me in certe situazioni sarebbe bene evitare. Detto questo, il telefono si conferma sugli standard qualitativi che Sony Ericsson ha da sempre. Mi sembra molto valida la ricezione del segnale e anche piuttosto buona la capsula auricolare. Ho dimenticato di dire prima, mentre
elencavo le caratteristiche hardware del telefono, che questo è un telefono che supporta HSUPA a 7.2 megabit e no, chiedo scusa, ho sbagliato, HSDPA a 7.2 megabit e HSUPA a 5,76 in trasmissione dati. Bene, direi che non c'è molto altro da aggiungere su questo Ray, se non confermare il fatto che è veramente un bellissimo, bellissimo oggetto. Un saluto da Ivan di Paco Digit e